Samantha non ha più bisogno di esame di maturità perché ne ha superati, ormai sta facendo l'università e anche con voti alti la laurea quando arriva. voglia di esami, no, non finiscono mai gli esami, mai, non si finisce mai. Ecco, infatti, e aggiungo, domani non dico la tesi di laurea perché mancano ancora un po' di partite, però si comincia l'introduzione. No, va bene, domani è un altro esame, come lo è sempre in tutte quante le partite, è chiaro, domani è un esame un po' più difficile, no? Quando hai quei mattoni da superare che sono... Ci sono sempre, in 38 esami ce n'è sempre qualcuno più impegnativo degli altri. Quello di domani a Napoli indubbiamente è un esame molto, molto duro, però anche molto prestigioso. Sono quegli esami che se riesci a superare ti danno una bella forza ad affrontare poi gli altri. La difficoltà della gara la conosciamo, per me il Napoli è una squadra molto forte, anche se in questo momento è un po' più indietro, però insieme alla Juventus, all'Inter sono indubbiamente le squadre più forti del campionato, però noi arriviamo in un buon momento, andiamo a giocare là, vediamo quello che riusciamo a fare. È una partita che conta anche per la classifica indubbiamente, però non sono partite decisive, siamo alla decima di campionato e sono quelle partite che se vanno bene consolidano indubbiamente la classifica, ti danno spinta, altrimenti il fatto di avere qualche punto di vantaggio per noi è, da una parte deve essere non deve essere un vantaggio e non una difficoltà, insomma deve essere un vantaggio ad affrontare questa gara sapendo che possiamo giocarci bene le nostre carte. È un vantaggio giocare mercoledì, cioè avere poco tempo per pensare a quanto di importante è stato fatto domenica, perché ne stiamo parlando tutti sui giornali, in giro, c'è grande esaltazione dell'Atalanta e forse giocare subito aiuta a non montarsi troppo la testa fuori, ma ti chiedo se anche dentro può esserci questo pericolo. E poi aggiungo subito l'altra: sono due giorni che tutti quanti parliamo dei numeri, che sono clamorosi a tanti livelli. Ce n'è uno che ti stimola particolarmente o che ti soddisfa particolarmente? Gol, tiri, le partite consecutive in rete, quante volte l'Atalanta ne ha fatti più di due? Se ce n'è uno in particolare che ti stimola? Allora, noi abbiamo i piedi, noi e tutto quanto l'ambiente, abbiamo i piedi ben piantati in terra. È chiaro che arrivano molto apprezzamenti, questo indubbiamente ci fa piacere, poi quando si parla di scudetto o di possibilità, questo lo lasciamo, cioè ci rendiamo conto che è un po' una cosa mediatica, non è una cosa che riguarda noi, ma se quando vinci questo tipo di partita sarebbe meglio giocare, magari avere la sosta in mezzo, no? Invece di dover giocare dopo tre giorni, però anche tutto questo aiuta a rientrare sempre nel clima campionato. Tutti quanti noi sappiamo che insomma questa è una corsa a tappe molto lunga, e noi siamo consolidati con la testa a cercare di stare nelle zone più alte possibile della classifica. Ci piacerebbe come obiettivo quest'anno di rimanere dove siamo stati negli ultimi anni, sarebbe già un grandissimo obiettivo. Nel frattempo cerchiamo di sfruttare questo inizio di campionato, anche questo fatto che questa squadra ha avuto il vantaggio comunque non cambiando molto, è una novità anche per me, no? Non è mai successo di portarsi dietro l'esperienza dell'anno scorso, ha cambiato pochissimo, quindi forse questo per noi è stato indubbiamente un vantaggio. I numeri sono importanti, contano, non sono tutto, però contano i numeri, conta il fatto che la nostra gente è così entusiasta di questa squadra, anche ci apprezza a prescindere, anche quando abbiamo perso male. E noi questo lo dobbiamo mantenere, questo sì è un obiettivo. I numeri che mi danno più soddisfazione sono sempre quelli del numero delle vittorie,
subito la vittoria vinta. Abbiamo vinto 6 partite in questo campionato, ne abbiamo vinte tante nella stagione, insomma questo è il numero più importante. Poi anche sicuramente il fatto che la squadra produce e fa tanti gol e anche con tanti giocatori, indubbiamente anche questi, cioè, ma i nostri numeri sono piacevoli in qualunque modo lo guardi, questo, però più di tutto sicuramente il fatto che noi siamo molto identificati con la nostra gente, con loro quando sono soddisfatti così a prescindere e ci sostengono. Questo è un bel ambiente, questo è un bel clima che lo dobbiamo sempre difendere, sempre valorizzare al massimo. Buongiorno mister, volevo chiedere come stanno Palomino e Masiello, si hanno recuperato per questa sfida? Vediamo oggi. Abbiamo avuto pochissimo tempo, questo sì, infatti questa è una cosa che però vale per tutti. E quando giochi domenica, mercoledì effettivamente sei un po' impiccato e anche con le scelte. Hai veramente pochissimo tempo, oggi un allenamento che diventa decisivo per alcune scelte di domani. È chiaro che quando esci da certe partite magari c'è sempre qualche acciacco, qualcosa da valutare. Devo valutare sicuramente Palomino e Masiello, sono quelli più in dubbio. Sta peggio? Bah, sai, noi... Ah, vabbè, questo... Dico sul fatto di 2 giorni perché ha perso Malquit, non ha ancora recuperato gli altri dietro, hanno parecchi problemi. Ah, ma sai, questo quando giochi così ravvicinato, poi anche loro giocano continuamente, anche le coppe, quindi da un momento all'altro ti trovi in questa necessità. E le scelte molto spesso le fai l'ultimo giorno, non puoi programmare molto prima, perché poi ti succede un imprevisto di qualcuno, di quell'altro che non ti aspetti. Anche noi, guarda, doveva giocare Palomino domenica, poi dopo ha saltato il Manchester, eravamo strasicuri perché aveva fatto degli ottimi allenamenti il mercoledì, il giovedì, e poi invece prima della gara ha dovuto, poi è andata bene lo stesso, però quando giochi così ravvicinato devi essere sempre pronto a delle modifiche. Voglio chiederti del Napoli, è una squadra che ha una marea di soluzioni offensive, eppure da Napoli arrivano segnali di una squadra che fatica a mettere in pratica tutto quello che è il volere di Ancelotti con tutte le soluzioni che hanno. Ti chiedo se sei stupito o se il fatto di essere comunque a ottobre è un po' la normalità, avendo tante cose nuove da mettere dentro, perché anche lui davanti qualcosina di importante da aggiungere e da cambiare lo ha fatto. Il Napoli però in attacco rimane, ha un potenziale sicuramente di altissimo livello, forse numericamente anche superiore, non so, ad esempio la Juventus, e anche per il suo modo di giocare, ma il Napoli forse fino adesso è andata un po' a sprazzi, magari non ha avuto la continuità però in certi momenti è molto bello da giocare il Napoli, è una squadra molto pericolosa che produce molto in attacco, ha più soluzioni, forse anche tutte queste partite, il fatto di mettere anche dei giocatori nuovi, magari non ha avuto la stessa continuità, però per me rimane una squadra di assoluto valore al pari di Inter e Juventus. A sentire il tuo presidente, l'Atalanta deve solo salvarsi. Tu oggi hai detto c'ha ragione, ci piacerebbe rimanere dove siamo stati negli ultimi anni, però negli ultimi anni voi siete stati prima in Europa League, adesso in Champions. Vabbè. non è uguale. No, non è uguale, però dopo 9 giornate c'è anche chi ci parla di scudetto, non sembra. No, noi il fatto di essere partiti così bene, di avere comunque 20 punti dopo 9 giornate, insomma, ha ragione il presidente, l'ho già detto altre volte, e i nostri obiettivi sono sempre uno per volta. Prima devi passare dalla salvezza, che è l'obiettivo storico della società da sempre. E questo non glielo puoi togliere al presidente Percassi, perché è proprio la sua filosofia ed è giusto che sia così. È chiaro che realisticamente non è che ci possiamo
accontentare di questo. Realisticamente dico, noi vorremmo lottare e stare dentro ai primi 6-7 posti che significano Europa. Io lo ritengo un obiettivo molto duro, è molto difficile, perché la competizione riguarda veramente tante squadre di valore. In questo momento noi pensiamo un po' così, poi dopo strada facendo se riusciremo a fare meglio e arrivare come abbiamo fatto l'anno scorso, però realisticamente per noi sarebbe un grande traguardo restare in Europa, oggi. Sì, si diceva della parola decisiva che è molto presto e tutto quanto. Il Napoli sta dietro, le fa un certo effetto vedere che loro sono dietro e devono... parlano loro di che potrebbe essere decisivo, perché se non vi battono restano a inseguire così, e quindi che partita a questo punto, visto che quando qualcuno vi affronta a questo punto vi teme anche molto, cioè si aspetta un Napoli che invece che va all'attacco come dovrebbe. Ah, noi è chiaro, ci siamo creati un po' di credibilità e quindi chi ci affronta adesso ci affronta con più attenzione rispetto magari a qualche anno prima. Il fatto di 3 punti non significano niente in questo momento, le distanze sono veramente corte, ma così anche con le altre squadre dietro, con i 3 punti non ci sono margini, anzi quest'anno forse la novità è un po' che la classifica è veramente corta. Noi ci dà la possibilità di arrivare con un vantaggio che teoricamente ci mette tranquilli. Ma io dico non troppo, altrimenti io credo che poi alla fine la cosa migliore sia avere solo la concentrazione sulla gara, su questo tipo di partita, non stare a guardare la classifica. Per me invece il Napoli è un grandissimo test in previsione, anche poi un po' per il modo simile di giocare anche del Manchester, può, almeno dal punto di vista tattico, quindi può essere... anche un test per noi per cercare di fare meglio alcune cose, speriamo di ripeterne altre, ed è una partita molto, molto impegnativa, però è anche un bel... avrei preferito giocarla con una settimana di tempo, questo sì, c'è veramente poco tempo per... però, come ho detto prima, questa vale per tutti. Buongiorno mister, lei ha detto prima che da valutare chiaramente Masiello e Palomino, ha parlato di qualche altro acciacco, magari no. Piccole cose dopo la partita con l'Udinese invece? No, poca... Grazie. Cose normali insomma, non che possano togliere i giocatori dal campo. Grazie. Voglio sapere come sta Zapata. Che sì, cioè se l'idea è quella di puntare al Cagliari per averlo col Manchester o se siamo ancora un po' indietro a livello di valutazione. Col Cagliari penso sia molto difficile, è in via di guarigione. Vediamo, come ho detto l'altra volta, non ho intenzione di rischiare assolutamente nulla. Che era una cosa molto minima. Purtroppo sulle cose muscolari noi, crociando le dita, siamo stati abbastanza fortunati fino adesso, anzi direi molto. È quello di Duvan, è forse il primo caso, però dobbiamo stare attenti, perché non è mai facile valutare il reale momento di guarigione su queste cose. A volte la sintomatologia del giocatore autorizza a essere ad essere positivo, invece poi magari non è così e c'è sempre un po' di difficoltà tra quello che sente il giocatore e quello che invece poi i riscontri magari delle varie medici e delle varie risonanze, ecografie eccetera, e questa disparità non è mai facile valutarla né per il giocatore, né per i fisioterapisti, né per i preparatori, e quindi nel dubbio ti pigli qualche giorno in più. Però lui sta procedendo bene, lui si sta già iniziato, sono passate 2 settimane, poco più,
però realisticamente è difficile prevedere con il Cagliari. Spero che possa iniziare la panchina con col City, magari essere pronto. Poi c'è anche la sosta di mezzo, quindi sì, sperando di no. Sì, no, no, però oggi possiamo dire che si sta già allenando, questo sì, però i tempi sono, alla fine vanno dalle 3 settimane a 1 mese, di lì non scappi. A proposito del fatto di Zapata e quindi Muriel, tu la leggi come un'intuizione quella che hai avuto, cioè sei forse il primo allenatore che gli dice tu sei una primissima punta? No, su questo io penso così, per me da sempre, cioè, Muriel, da quando ho cominciato a allenarlo, perché poi magari lo vedi, lo guardi da osservatore, vedi delle cose, quando lo alleni ne vedi tante altre, lo conosci sotto tanti altri aspetti che comunque sono fondamentali e sono importanti. Io da quasi subito, conoscendolo anche per quelle che sono le sue caratteristiche personali, atletiche, quelle che sono le sue qualità migliori e magari quelle che ha qualche difficoltà, io ho sempre ritenuto questo, che lui si esprime meglio e deve esprimersi meglio più vicino possibile alla porta, perché gli eviti di fare... Vabbè, ma al di là della ragione, cioè è una cosa che la vedo così. Poi dopo penso che lui lì possa veramente essere, l'ho spiegato l'altra volta, perché lui ha una capacità di controllo, una capacità, un'immediatezza di tiro. Certo che è un giocatore, è un attaccante, se si ritiene l'attaccante al centravanti che debba essere alto, forte di testa, fisico, no, lui è un tipo di attaccante diverso, che va utilizzato e sfruttato principalmente dentro l'area con la palla sui piedi, dove diventa difficile marcarlo. Poi può fare tante altre cose, no? Però io quando poi prendo, non è una questione di, cioè nel ruolo di Ilicic lui ha molta più fatica, fa molta più fatica, lo può interpretare in un altro modo. Però se mi parte da lontano, credo che... Poi ha fatto delle grandi cose anche giocando da più dietro. Ogni tanto si ricordano i gol storici di... Con noi. Però credo che globalmente, non è che non possa fare, credo che globalmente lì sia più decisivo. E dentro l'area c'è posto, sia per lui che per Zapata. È abbastanza grande l'area. Vabbè, ma... allora, hanno giocato anche insieme, però è chiaro che... È chiaro che sì, però averli per noi è importante, avere giocatori di qua, anche lo stesso vale per Malinowski, ma noi non possiamo storcere troppo il naso. Malinowski è un giocatore che si esprime meglio nel ruolo di Gomez, e Gomez ormai oggi è un giocatore che si esprime bene, principalmente bene in quel ruolo lì, poi può fare anche l'attaccante, poi giocano, però per caratteristiche sono quelle. Poi noi avere giocatori così va bene, poi cerchiamo di trovare, non sempre possono giocare insieme, non sempre ci sono, ma noi abbiamo la fortuna di avere tante partite. Io credo che l'importante sia avere giocatori di valore. Poi dopo, a posto di Muriel, parliamo tutti dei gol, però sul primo gol fa un'apertura per De Roon che va a servire Ilicic, che è un po' tipica anche degli attaccanti che giocano con te, spalle alla porta, la difendono e poi fanno gioco, e poi l'assist di tacco per Ilicic sul gol, sul rigore, è un'altra perla che da uno come Muriel che punta sempre la porta magari te l'aspetti meno, però se comincia a fare anche quelle giocate lì completa quello che è il pacchetto di soluzioni che ti offre. Beh, è una varietà, ho detto, ha alcune caratteristiche che nel nostro reparto offensivo non ci sono. Poi con Duvan usufruisce di altre qualità, di altre caratteristiche diverse. Duvan ha una fisicità in questo momento, una mentalità, una forza che è straordinaria. Cioè, adesso ve lo state dimenticando un po' perché è fuori da 2 settimane. ma Duvan ha fatto un inizio di stagione che ha sorpreso. Già l'anno scorso aveva fatto molto bene, però quello che ha fatto quest'anno all'inizio
veramente di due scalini ancora più su, partiva già dall'alto. Va bene, quando poi ci saranno tutti, vediamo. No, ma invece io la metto più sul piano delle partite. In questo momento noi dobbiamo avere la soddisfazione di trovare soluzioni. Le soluzioni le dettano i giocatori, no? Che sulla base delle loro caratteristiche poi cerchiamo di mettere in campo quello che a loro piace di più e quello che loro sfruttano meglio. E su quelle poi, se riusciamo a combinare Ilicic, il Papu, Malinowski, Muriel, Zapata, non possiamo giocare tutti insieme, se non... Però questa è anche la forza di una squadra, giocando anche tante partite. La base poi dopo è sempre... Però questa è una forza che ci permette di spesso di vincere le partite e di fare dei punti. Alla fine questo è quello che conta, più di tutte. E nello stesso tempo, anche se vedo loro che gli piace fare che si esaltano le cose... E mi propongono loro le soluzioni, non è che le invento io. E allora andiamo alla ricerca poi di ripetere quelle. La prima partita 90 minuti anche domenica. Tra ora, perché non so, era un anno e mezzo che non giocava 90 minuti. Infatti quando ho fatto il gol, che è venuto lì, che ciondolava un po', no? Ho detto, tanto non esci. Devo dire che nel finale lui c'è stato un momento nel secondo tempo, sembrava affaticato, no? Poi è ripartito. Ogni tanto io ho avuto qualche giocatore che mi fregava così, poi mi arrivava verso il quarto d'ora del secondo tempo, mi sembrava, e lo toglievo. Poi qualche volta per necessità non l'ho tolto, perché è rimasto in campo, andava, è ripartito. Allora ci sono anche i giocatori che ti danno, non so perché, se è una cosa mentale oppure proprio hanno bisogno magari dopo un'ora di recuperare 5 minuti e poi ti fanno finale forte. Qualche volta fai le sostituzioni e sei fregato. Vedi, io volevo togliere il papo, mi dice no, non esco. Insomma, hai problemi di Tiago, grande fenomeno Tiago. No, Tiago è stato strepitoso l'altra sera, cioè lui da esordiente ha cambiato una partita che era difficilissima in una situazione, questo è un grandissimo segnale, è già un segnale di lui sarà, se sarà al 50% di quanto era forte come giocatore, sarà un grandissimo allenatore, però l'altra sera ha dato un segnale fantastico, ha capovolto la partita, poi è chiaro. Il giocatore gli ha dato una bella mano, una bella risposta, è andato a prendere i giocatori, bello, è stato, infatti l'ho chiamato, gli ho detto. Questo non c'è. No, vabbè, però, è la Juventus, ragazzi, altra roba. Vabbè, se passa anche alla Juventus, allora va bene.